Ma io ho riscontrato tutte le denunce che ho fatto d'altronde in questi anni con svariati atti di sindacato ispettivo, 4 interrogazioni, una decina di lettere, un paio di esposti anche a procure su tutte le difficoltà che riguardano le condizioni di sicurezza che a mio avviso non ci sono in quella struttura, più ovviamente anche i problemi di spazi civili per svolgere la funzione dell'amministrazione della giustizia, di rinvio di udienze, quindi tutte le difficoltà che conosciamo e che a mio avviso non rendono assolutamente adeguata quella struttura per realizzare l'accorpamento previsto dalla nuova riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Ovviamente la mia è stata una visita da cittadino e da parlamentare, poi io mi auguro che presto ci sia un'ispezione invece ufficiale del Ministero della Giustizia, che è quello per quale sto lavorando da circa un anno e che dovrebbe produrre, credo in questa settimana, una relazione da parte della commissione di verifica ministeriale, che sta appunto analizzando una serie di situazioni in Italia, tra cui quella di Sala Consilina a seguito delle nostre denunce e sollecitazioni. Io mi auguro che quella relazione si concluda, come immagino e come spero, proprio con una richiesta al ministro di ispezione ufficiale da parte del ministero, che credo a questo punto si possa rendere conto di persona delle cose che ho personalmente denunciato, che dal territorio mi sono state più volte, tante volte sollecitate. È una battaglia difficile che però si era già chiusa negativamente, almeno riapriamo l'attenzione su questa vicenda che non credo, perché dobbiamo essere seri con la gente e dire le cose come stanno, non credo possa riaprire il Tribunale di Sala Consilina Tucur. Ma portare però degli ispettori al Lago Negro per rendersi conto di quello che è stato fatto e del danno che viene arrecato al territorio, all'amministrazione della giustizia, oltre che del fatto che a mio avviso ci sono violazioni palesi delle condizioni di sicurezza, di tutte le normative che riguardano la sicurezza, io penso che sia un atto dovuto e di rispetto, a prescindere da come va a finire questa storia, che si deve a questo territorio e a chi svolge anche una funzione delicata di amministrazione della giustizia. Quindi da questo punto di vista io non mi fermerò fino a quando non avrò delle risposte chiare da parte di chi deve darle. La visita dell'onorevole Valiante era annunciata da tempo, anche a completamento di una serie di iniziative assunte dallo stesso parlamentare in sede romana, con interventi diretti presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con note e con interrogazioni specifiche. Si completa questo iter e auspicabilmente ci dovranno poi anche essere dei passaggi successivi, cioè la visita ispettiva e di verifica richiesta alla commissione ministeriale ancora non si è tenuta, e poiché le criticità evidenziate permangono in tutte sono reali, quindi noi chiederemo all'onorevole Valiante innanzitutto di insistere appunto su questa visita ispettiva, su un'indagine che mette in evidenza le condizioni di sicurezza e di agibilità del presidio giudiziario di Lago Negro. C'è ancora un'altra novità che riguarda la legge di stabilità dello Stato per il 2014, che ha introdotto un comma con il quale praticamente si estende la procedura che hanno utilizzato i comuni per mantenere in vita gli uffici dei giudici di pace, la estende anche ai tribunali, cioè i presidenti di regioni, volendo, possono stipulare delle convenzioni con il Ministero di Grazia e Giustizia e chiedere la riattivazione o l'uso per finalità appunto di giustizia delle sedi già destinate a questo scopo, come è il caso di Sala Consilina. Io personalmente, come consigliere regionale, ho già inoltrato una nota al presidente Caldoro chiedendogli di esprimersi in questo senso, cioè in poche parole, se la regione riterrà di destinare 4.500.000 euro all'anno al presidio di Sala Consilina, si potrebbe ragionevolmente prevedere una ripresa delle attività. E ancora
una proposta di legge che stabilisca il principio della regionalità, cioè è assurdo, unico caso in Italia, che Sala Consilina vada a finire con un'altra regione che è la Basilicata. Quindi intanto consentiamo il rientro di Sala Consilina nella Campania e poi discutiamo, potrebbe anche diventare sede staccata, diciamo, di Salerno, ma insomma è tutto un discorso che andrebbe poi anche ad armonizzare una serie di diversi servizi che sono poi collegati alla giustizia. Quindi noi pensiamo di muoverci in questa direzione, però ripeto, ci vuole una forte pressione romana, soprattutto nei confronti del governo e del ministro Orlando, cosa che chiederemo di continuare a fare all'onorevole Valiante.